Benvenuti in un nuovo video. Oggi non siamo qui per fare un video challenge delle 24 ore, ma avete letto già dal titolo. Mi sono messa qui, io spero che vediate tutto, tutto, tutto. Io sono appena tornata dall'allenamento e sto morendo di fame. Ovviamente questa non sarà la mia cena, indico qui perché ho il mio bottino qui in giù. Allora, oggi andiamo a provare il protonetto della Ciao Carbo. Eccolo qui, oh. L'ho potuto acquistare su All Supplement. Allora, sinceramente volevo prendere l'originale, però in Italia. Solo che, raga, ho girato tantissimi sui mercati, quindi io mi scuso, ma originale di marca, ovviamente, zero. Perché, sinceramente, prenderne uno piccolo, originale, però era sottomarca, no. Infatti, di sottomarca c'erano, oppure c'erano i piccoli, però ricoperti di cioccolato, con la crema al cioccolato, e no. Io lo volevo proprio classico, con le gocce di cioccolato, e quindi ho preso questo qui della Balocco al cioccolato, che è il Pandoro, classico Pandoro. Non ho trovato nei bauli con gocce di cioccolato, cioè, raga, assurdo, ma dove vivo? Ma, ok. Vabbè, raga, non c'è, noi non ci interessano le dimensioni, ma proprio la consistenza. Allora, andiamo proprio con tabella nutrizionale. Allora, questo per 100 grammi ha 372 calorie, 22 grammi di grassi, 8 grammi di carboidrati e 23 grammi di proteine. Ovviamente per una porzione di 45 grammi, che penso sia una fettina, 167 calorie, 9,90 grammi di grassi, 4 grammi di carboidrati e 11, no, 11 grammi, no, 10 grammi di proteine. Quindi un bel po' per essere comunque un panettone, un bel po'. Invece andiamo a vedere questo qui. Allora, dove siete? Per 100 grammi ha 411 grammi di calorie, 21 grammi di grassi, 47 grammi di carboidrati e proteine 7,7. Allora, sinceramente, vabbè, troviamo qui una differenza per 100 grammi. Allora, troviamo una differenza di calorie, proprio una sciocchezza di 60 grammi di differenza. Per quanto riguarda i grassi, siamo lì, 21 grammi questo e 22 questo. Infatti, quando ho visto questo prodotto della Ciao Carbo, ho visto i grassi, ho fatto vabbè, un po' troppi, cioè quasi come un panettone tradizionale, anzi, è come un panettone tradizionale. Carboidrati, ovviamente, qui ne abbiamo 8 e qui ne abbiamo 47, e invece di proteine, qui ne abbiamo 7 e qui ne abbiamo 23. Sì, 23. Quindi di proteine, ovviamente, di più. Quindi adesso io questo lo metto a terra perché ingombra. Andiamo ad assaggiare per primo il panettone, questo qui, proteico. Ho visto che su Health Supplement ne è uscito un altro, forse più grande, perché questo è di 90 grammi. Infatti. È piccolo, io non ricordo il prezzo, raga, ve lo scrivo qui, oh, ma non me lo ricordo proprio. L'odore però è buono. Si presenta così. Togliamo la carta attorno, un po' duretto, però vediamo un po'. Taglio. Duro. Questo va riscaldato sicuramente. E le gocce? Scusate, le gocce? Dove sono le gocce? No, raga, non ho le gocce. Già hai perso, figli miei. Cioè, raga, non ha le gocce. Cioè, le vedete insieme a me quelle gocce? Io vedo gocce. Assaggiamo, cioè, raga, le gocce non ci sono. Ah, sì, ci sono le gocce. Ah, ma non è le gocce, è uvetta. No, vabbè, uvetta. Non lo so. A saperlo che era uvetta, perché non sta scritto, io prendevo il piccolino originale. Ah, che schifo. Il piccolino originale con l'uvetta. No, raga, ve lo giuro, sembrano gocce di cioccolato. No, però se le guardo bene, uvetta. Mamma, aiuto, a posto. Va bene. Assaggiamo. Non è male. No, raga.
buono. Questo, se lo riscaldate un po', è la fine del mondo. Solo che ha un retrogusto che arriva dopo. Non so cosa. Cioè, raga, mi sei venuta pelle dopo, ve lo giuro. È morbido e morbido. Mi viene in mente. Però non è male, raga. Questo riscaldato è molto molto buono. Sì. Riscaldato sì. Questo non vi dico, raga. Se lo volete prendere vi do un consiglio. Mettetelo in forno, poi tagliatelo a strati, tipo come si fa con un po' con il panettone del pandoro che è a forma di stella, questo non è rotondo. Però se voi lo tagliate a strati ci potete mettere lo yogurt in su ogni strato, tipo che so, lo yogurt al cioccolato oppure lo yogurt della Fae, la stracciatella. Secondo me è la fine del mondo. Infatti, dopo, appena finisco qui, io vado a vedere sul sito se c'è il panettone, questo qui però un po' più grande, che lo faccio farcito. E quindi a questo punto non so se assaggiarlo quest'altro di qua. E lo so che devo fare. Lo assaggiamo? Ma sì, dai, apriamo il primo panettone insieme. No, vabbè, tanto alla fine posso dire che in questo... Se non vi piace l'uvetta, ragazzi, lo volete acquistare, acquistatelo lo stesso perché l'uvetta non ce ne abbiamo incontrato, solo una e poi addio mondo. Mi è dispiaciuta di sta cosa. Mo siamo qui, mangiamoci una fetta di panettone. Alla fine però vi ho dato una mia recensione, quindi non è proprio un verso, spero. Chi poteva avere appena curato? Io! Allora, ragazzi, io da quando ho aperto il canale ho notato che i cibi si sono rimpiccioliti. Cioè, raga, non è che mi sono fatta grande io, ma si sono rimpiccioliti. Non me lo ricordavo più alto. Va bene. Assaggiamo. C'è anche il maledetto zucchero a velo, ma a voi piace il zucchero a velo su panettone? A me no. A me non piace. Allora, andiamo. Comunque, raga, devo dire che mi aspettavo di peggio del panettone. Invece, molto buono. Solo che a sto punto fatelo classico, non ci mettete proprio l'ovetta. E subito facciamo. Almeno lui c'è. Almeno lui qualcosa di cioccolato c'è. State raga, io mi faccio una fettina. Ma pure tu sei un po' duretto, eh! Anche lui, raga, non scherza. È un po' duro. Questo è bello farcito, però raga, è un po' duro. Cioè, non è morbido, è duro. È un po' la stessa consistenza di questo. Quindi a consistenza ci siamo. È un po' più duro. Allora, ovviamente questo è il panettone classico tradizionale, tutti lo stesso sapore, poi vabbè, vedete quell'artigianale, è tutta un'altra cosa, però veramente se volete provare un gusto proprio particolare, io questo qui ve lo consiglio. Sinceramente, raga, è piccolino, quindi una volta che l'avete aperto, fate un paio di porzioni, lo consumate pure e arrivederci. Classico, niente di che.
chiudo, altrimenti mi dà fastidio. Raga, io sono sincera, come avete visto di questo qui mi sono mangiata anche un'altra fetta. Questo è sinceramente classico, tradizionale, dolce. Invece questo è particolare, raga, perché è quel gusto nuovo che è nuovo. Poi devo dire la verità che non è neanche tanto duro, forse un po' sopra, però all'interno no. È buono. Se lo acquistate sul supplement, fatemi sapere. Se lo provate farcito, al forno, io sinceramente nel prossimo ordine, penso a breve, ne farò un altro. Lo prenderò perché questa idea che vi ho dato a voi, lo voglio fare anche io. È pure una cosa sfiziosa da fare. Non vi dico sopra di fare uno strato di ciò relax o fondente o pistacchio. Paradiso. Quindi sinceramente io ve lo straconsiglio, cioè ve lo consiglio, a me è piaciuto. Gli darei un bel 7,5, solo che se c'è l'uvetta o la cioccolata ti davo quel mezzo voto in più. Invece questo qua tradizionale un bel 6,5, perché alla fine sono sempre stessi sapori. Fatemi sapere se concordate con me. Alla fine la pasta del panettone è sempre quella. E quindi niente, quindi mi scuso per questa mia distrazione, ma raga, ve lo giuro che io ero convinta, gocce di cioccolato, infatti anche mia sorella, ma io dirò, no, ma stai bene, Ernuetta, che povetta dentro non c'è. Questa è un po' la pecca, perché comunque se acquisto un panettone o con le gocce di cioccolato o con l'uetta, almeno un paio di uetta, almeno qualcosa dentro fatemelo trovare. Mentre stavo editando il video mi sono resa conto, e nel cercare il prezzo sul supplement mentre ve lo stavo mettendo, mi sono resa conto che quel panettone lì non è più disponibile. C'è una nuova versione di 60 grammi, i valori raga fanno schifo, cioè io sto scioccata, invece di andare a migliorare vanno a peggiorare. Ma sinceramente io per i valori non ve lo consiglio, per il sapore sì, però io penso che questo sia la stessa cosa, solo che è 60 grammi, ci tenevo a dire questa cosa. E quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto ugualmente, alla fine siamo fatti una chiacchiera insieme, vi ho dato un mio parere che comunque mi chiedete sempre, ma l'hai provato il panettone proteico? Ecco il video per voi. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!